Sola, voi come Movimento 5 Stelle avete proposto degli open day per i prossimi giorni per quelle persone, quei cittadini che hanno il Green Pass in scadenza, che si sono vaccinati in estate e che devono fare la terza dose? Sì, noi già nell'ultimo consiglio comunale prima di Natale avevamo sollevato il tema, perché già in quei giorni chi avesse voluto prenotare la terza dose avrebbe visto come data utile la metà, se non la fine di febbraio. Nel frattempo però nulla è stato fatto da parte dell'amministrazione comunale, che soltanto dopo Capodanno ha preso di petto la situazione, intanto cercando la disponibilità di un secondo hub vaccinale, come è stato confermato nelle ore scorse. Situazione che però non risolve chiaramente una parte del problema importante, cioè quella di chi ora con le nuove disposizioni governative dal 1 febbraio vedrà scadersi il Green Pass senza la possibilità appunto nel frattempo di poter provvedere, non facendo in tempo chiaramente a prenotarsi nell'unico al momento disponibile hub vaccinale e non avendo tempo di farlo nel secondo hub, che non sarà pronto prima di 7-8 giorni, come è stato dichiarato ieri in consiglio comunale dal vice sindaco Santilli. Come Movimento 5 Stelle, come giudicate la gestione della campagna vaccinale in generale a Pescara? Alti e bassi, sicuramente in questa fase c'è stata molta superficialità, perché questo appunto era un tema che era già noto ormai da settimane. Si sapeva che l'aumento dei contagi da una parte e l'aumento delle richieste per le terze dosi avrebbe probabilmente creato una situazione di ingolfamento che poi effettivamente si è verificata. Quindi la nostra proposta in questa fase delicata e stringente è quella appunto di aprire un'interlocuzione immediata con la ASL per filtrare queste liste di attesa e concentrarsi su chi si trova nella sfortunata situazione temporale di questa parentesi, nella quale tra 20 giorni appunto si rischia di non poter avere il certificato verde, che ormai insomma sarà indispensabile per la maggior parte delle attività quotidiane.